ragazze, mi siete mancate. Mi sono sentita stra in colpa per non aver caricato la settimana scorsa, cioè ho caricato solo lunedì, ma non era neanche un video serio, quindi scusatemi tantissimo. Però devo preparare un esame per darlo alla metà di aprile, quindi tipo sono stra indietro con gli studi, lo ammetto. Comunque, non parliamo di studi neanche di scuola, ma parliamo dei preferiti di marzo, come avrete capito dal titolo, che è sotto adesso. Comunque, non ho tantissima roba perché per chi fosse nuovo, di nuovo, sto facendo una cura per l'acne e soprattutto quest'anno mi sono premessa di non comprare più di 12 prodotti in tutto l'anno e sono ancora pulita. Comunque questa cosa durerà per poco perché ve lo annuncio già adesso, il 7 aprile vado al Cosmo Prof e non vedo l'ora, oddio, non sono mai stata al Cosmo Prof e deve essere un'esperienza fantastica perché ci sarà tipo montagne e montagne di prodotti per il viso, per i capelli, i trucchi, quindi sono tipo straemozionata e se qualcuno di voi ci va, vi prego fatemelo sapere, oppure se mi vedete quel giorno sbracciatevi perché mi farebbe strapiacere salutarvi, darvi un abbraccione e parlare un po'. Ecco, possiamo iniziare subito col video e i primi preferiti, cioè non sono neanche preferiti, sono le cose che ho usato di più questo mese, sono queste due palette e cioè sono le luci che vi abbagliano. Comunque sono queste due palette, questa che la conoscete benissimo che è quella della Makeup Academy, perché a gennaio e febbraio avevo utilizzato soprattutto la Naked, che uso tuttora, comunque non è che adesso ho smesso di usarla perché sono passati due mesi, però sono ritornata più sui neutri color marroncino e ho utilizzato tantissimo questa palette e il trucco che ho adesso ho anche fatto interamente con questa. E inoltre quella del Mago di Oz, ho anche qui utilizzato i neutri che mi piacciono tantissimo, sono super pigmentati come sapete e mi piacciono un sacco gli ombretti dell'Urban Decay, tipo sono follemente innamorata di loro. Quindi queste qua per ombretti sono ritornata completamente al neutro, adesso dato che c'è un bel sole dovrei iniziare a fare trucchi un po' più colorati e spero di riuscire a fare un tutorial presto perché mi mancano anche a me i tutorial. Un altro preferito è questa matita della Essence, però solo la parte crema perché la parte blu ammetto che non la uso, dato che il blu non è un colore che metto spesso sugli occhi, quasi mai. Comunque, questa matita mi piace tantissimo per il colore che ha, però la durata è pessima se non si stratifica, devo ammettere, perché se la mettete solo una volta, dopo neanche 5 minuti è già andata via. Quello che secondo me è la cosa migliore e che almeno me la fa durare di più è fare uno strato, metterla prima di iniziare tutto il trucco occhi e poi alla fine del trucco occhi, quindi dopo aver messo il mascara, dopo aver messo l'illuminante, quello che volete voi, la ripassate di nuovo, così se lo strato sotto si è già asciugato e poi potete mettere uno strato sopra che si stratifica sopra il strato sotto e quindi non si muove. E mi piace molto il colore tantissimo perché apre gli occhi e soprattutto quando si ha gli occhi un po' sonnati, magari non si è dormito bene, è veramente un toccasana perché alla fine sembra che abbiate dormito 10 ore e siete tutte sveglie pimpanti. Prima di passare ai prodotti labbra, che sono tipo una quintalata, volevo parlarvi di questo pennello della Real Technique che mi piace da morire e volevo parlarvene già nei preferiti di febbraio, quelli scorsi, ma mi ero dimenticata. Quindi questo qua è il powder brush, quindi il pennello per cipria, ma è favoloso per sfumare se avete messo la terra, per il blush, per la cipria, ve la applica che è un piacere e soprattutto è morbidissimo, è gigante, è praticamente grande quanto metà della mia faccia e ve lo consiglio tantissimo come pennello multitasking perché è veramente fantastico. E niente, volevo dirvelo perché non ve l'avevo detto nei preferiti di febbraio. Arriviamo ai prodotti labbra, cioè non è una cosa normale che ho 700 cose per le labbra, però non potendo truccarmi tanto la faccia perché non sto ancora mettendo il fondotinta, è da un mese che non metto il fondotinta ragazzi, neanche adesso ce l'ho, quindi capite quanto sta migliorando la mia pelle, tipo whoop whoop. E niente, la smetto. Quindi non potendo truccarmi tanto per faccia, terra, blush, mi sono tipo super concentrata sulle labbra e sugli occhi e sono finita con 700 prodotti da rossetti vari. Quindi partiamo da quelli che mi sono piaciuti di più questo mese, quelli che mi sono piaciuti di più tra quelli che mi sono piaciuti che sono due della Chanel, questo che è Rivage, che è un rossetto bellissimo, è super naturale però dà un tocco alle labbra che è molto rosato, quindi mi piace da morire perché sono molto idratanti e devo ammettere che con la cura che sto facendo per l'acne ho avuto un periodo in cui le labbra mi si spellavano tipo, cioè avevano un sacco bisogno di idratazione, quindi il fatto che ci fosse una formula idratante nel rossetto ha aiutato tantissimo. E poi invece per colore proprio estivo, primaverile estivo, estate ancora ce ne vuole, è questo qua che è Paradis,
io dico Paradis, anche se non si dirà sicuramente così, che è un bellissimo rosa corallo che è molto acceso e mi piace tantissimo sulle labbra. I secondi due invece sono un miscelaneo, uno della MAC che si chiama Innocence Beware, che è questo nude che mi piace da morire, e soprattutto quando mettevo dei trucchi un po' più pesanti sugli occhi, perché devo ammettere che certi giorni ci sono andata veramente giù pesante e non era una buona cosa, quindi mettevo il nude così anche all'università magari, perché all'università di solito comunque non mi metto colori super accesi, quindi optavo un nude perché mi sembrava la scelta migliore. Questo è stato, diciamo, quello che ho afferrato di più tra la mia collezione. E un altro rossetto sempre abbastanza tranquillo è questo rossetto della Makeup Academy, che fa parte di questo trio dove c'è il gloss e il lucida labbra, che è imprendibile perché dai, non c'entra neanche il mio dito. Comunque è un colore che questo di solito metto picchiettando perché è super pigmentato, questo rossetto non va nelle pieghette, quindi ve lo straconsiglio perché costa pochissimo ed è di ottima qualità. Comunque il colore mi piace tantissimo perché non è rosso, non è un nude e si vede sulle labbra, e picchiettandolo dà un bellissimo effetto, come, non lo so, tipo quando si mangia tipo fragole o frutti rossi che vi restano quelle labbra un po' colorate, però è un colore, diciamo, molto naturale. Quindi questo, diciamo, è stato uno degli altri rossetti che ho usato di più in questo periodo. Ultima cosa per le labbra, perché devo idratarle in qualche modo, devo ammettere che uso sempre il burro cacao, che è questo qua, però questo mese ho usato solamente questo. È in verità un lip gloss, questo c'ha la bandiera dell'Inghilterra, me l'aveva regalato la Erika, quindi grazie Erika perché è fantastico. Comunque sarebbe un lip gloss, però io lo uso come burro cacao perché è super idratante ed è leggermente colorato. Non vi preoccupate perché sulle labbra non è così acceso, a meno che non lo stratificate, quindi se ne mettete un velo vi colora leggermente le labbra, ve le idrata tantissimo, e poi sopra potete metterci il rossetto. In questo caso ci ho messo solo il gloss della Inglot sopra, che è questo bellissimo rosa brillantinato che è stupendo, e quindi dà questo colore sotto le labbra ma non troppo, e poi potete metterci sopra il gloss e dà un bellissimo effetto. Secondo me mi piace da morire, quindi sono super soddisfatta di questo prodotto e lo userò continuamente, perennemente. L'unica cosa brutta è che ovviamente dovete andare là col dito ogni volta, quindi se comprate questo tipo di prodotti mi raccomando lavatevi sempre le mani, che sennò poi si formano tutti i batteri e schifezze che poi vanno sulle labbra e non è una cosa buona. Ultimo prodotto make up è questo smaltino della OPI, che è di un bellissimo rosa, e sul serio questo qua mi ricorda un sacco la primavera e l'ho adorato follemente, e l'ho messo più di una volta durante lo scorso mese, quindi sono innamorata di questo colore ed è un rosa acceso e leggermente metallizzato, quindi mi piace da morire. Per il libro del mese è Allegiant, che è l'ultimo libro della saga di Divergent, come dicono gli inglesi, naturalmente non con questo accento pessimo. Comunque esce anche fra pochi giorni, mi pare il 4 aprile esce il film, e volevo fare in modo di aver letto tutti e tre i libri prima che uscisse il film. E ragazze, se siete abituate a finali prevedibili, beh, questo non è assolutamente prevedibile, sul serio. Ero là, ma sì, certo, lo farà finire come tutti gli altri libri fantasy che leggo di solito, tutti felici e contenti, nessun colpo di scena, la serie potresti scriverlo te il finale che tanto sarebbe lo stesso. Beh, non è così per questo, assolutamente no. Anche ci sono rimasta malissimo, pianto come una fontana, e non posso dirvi il finale perché dopo il film, cioè non so come sarà il film perché non l'ho ancora visto, però sono certa che vorrete leggere il libro e iniziare la serie, quindi non vi dico niente, però assolutamente non è un finale prevedibile, ve lo assicuro. È un libro fantastico, forse un po' più noioso degli altri tre perché qua devono organizzare un sacco di roba, quindi cioè si parla di piani, si parla di come distruggere questo e quell'altro, quindi è un po' descrittivo, però è assolutamente un finale che non mi sarei mai aspettata, quindi ve lo consiglio. Come film invece La ladra di libri, non so se l'avete visto, però è fantastico, cioè assolutamente un film che mi ha strappato il cuore perché è bellissimo, sul serio. È ambientato durante il periodo del nazismo e parla di questa bambina che è stata abbandonata dalla madre, quindi diciamo che non è un film leggero. Era stata abbandonata dalla madre che era una comunista, e quindi lei è stata affidata a una famiglia che supportava
invece il Führer, e lei quindi si ritrova a vivere con questa famiglia in una scuola per nazisti senza la madre, e quindi si deve abituare anche a questo nuovo ambiente. Quando lei inizia ad andare a scuola tutti la prendono in giro perché non sa leggere, perché ovviamente non aveva ricevuto prima un'educazione, ed è bellissimo perché qui c'è suo padre, c'è il suo nuovo papà che le insegna a leggere, e lei matura in sé questa grandissima passione per i libri e piano piano inizia a leggere, inizia a leggere con il padre dei libri, e si ritrova quindi a prendere in prestito, ovvero rubare di nascosto dei libri da una signora per cui lavorava la madre. E quindi è bellissimo vedere come lei per i libri faccia tutto questo, come si ritrova affascinata da questo mondo. E naturalmente poi c'è la storia di fondo che è comunque molto toccante, quindi mi è piaciuto da morire quel film. E dovete andare a vederlo perché è fantastico, soprattutto per quelli che amano i libri. Per favore andatevelo a vedere e scrivetemi sotto poi nei commenti se vi è piaciuto. E niente ragazze, questo era tutto quello che avevo da dirvi, e penso che sia anche abbastanza. Io vi mando un bacione, vi prometto che caricherò almeno un altro video questa settimana, perché non esiste che lascio il canale inattivo per così tanto tempo. Quindi io vi ringrazio ancora di aver guardato questo video, mi raccomando spolliciatelo in su se vi è piaciuto, e scrivetemi sotto i vostri preferiti del mese di marzo, cosa avete fatto, se avete progetti e se venite al Cosmoprof, per favore, perché sarei stra felice di vedervi e di abbracciarvi. E niente, noi ci vediamo super presto e vi mando un bacione. Ciao! Sei pronta? Sì, non è vero. Mi sento tipo mi faccio un esame.